Ciao a tutti, bentornati con un nuovo video. Scusate, sono sparita per un mese, ma come sapete con la scuola non è facile gestire il tempo. Questo è un video Empties, prodotti finiti in collaborazione con Chiara D'Alessandro, a cui mando un bacio. Ciao tesoro, questo è un video che ormai noi facciamo da molto tempo e io non smetterò mai di ringraziare Chiara per la sua disponibilità, la sua gentilezza. E niente, i prodotti che ho finito non sono molti come le altre volte, però sono abbastanza. E possiamo iniziare. Allora, per prima cosa abbiamo l'acqua distillata alle rose. Voi sapete già che io uso la crema e mi trovo benissimo. Questo tonico è veramente fantastico, serve per lavare il viso, il collo, gli occhi, e non irrida e soprattutto non brucia gli occhi, che è una cosa molto importante. Io da molto tempo che uso questo tonico mi sono sempre trovata bene. Costa sulle... Questo qui, questa marca qui della Robertz, costa sulle 2,99 o 3,99, però ci sono anche altre marche e costano di meno, la qualità è la stessa. E niente, io mi trovo veramente bene, ogni volta la ricompro. Poi ho finito anche il latte detergente, questo qui della Mimil, Tiglio e Malva. Io lo compro a Maurizio e lo pago circa 1,99 euro ed sono 500 ml, e devo dire che per il suo prezzo, insomma, è di buona qualità. Non brucia gli occhi, non irrita il viso, eppure io ho la pelle molto delicata e mi trovo benissimo. Sto provando anche il tonico perché l'ho comprato per sbaglio, siccome hanno la stessa confezione non ho letto tonico, cioè non ho letto che c'era scritto tonico, quindi adesso lo sto provando e è buono, però non brucia tantissimo gli occhi, quindi non usatelo sugli occhi, però comunque non è male. Poi, ho finito questo shampoo qua della Garnier Ultra Dolce. Io l'ho provato di tutti i tipi, tranne quello per i capelli, vabbè, per i capelli mori, scuri, insomma. Però questo qui è al latte vegetale idratante e profuma di olio di mandorla, cioè di mandorla. Però qua non dice solo latte di origine vegetale, idratante. Dona morbidezza e luminosità per capelli normali, quindi per tutti i tipi di capelli, diciamo. Cioè questo shampoo è normale, cioè non è né male e non è niente di clamoroso. Quello della Ultra Dolce della Garnier che mi piace è quello alla camomilla, che per il mio colore di capelli è ottimo. E quello che non mi piace perché io ho i capelli grassi è quello al miele, quindi non lo posso usare perché mi lascia i capelli troppo grassi. E poi ho finito questo balsamo della Splendor. Allora, devo dire che io di questa marca ho provato il balsamo all'olio di argan e adesso ho comprato anche lo shampoo, ma lo devo ancora provare. E devo dire che mi trovo molto bene con quello all'olio di argan o all'olio di mandorla, mentre questo qui non mi piace proprio per niente, cioè non ha la sua funzione. Al massimo profuma per un po' i capelli, ma giusto una mezz'oretta e poi dopo il profumo se ne va. Il profumo è molto buono, è a fiori di bacche e ribes ed è un balsamo per capelli spenti e trattati. Il profumo è ottimo, però cioè, è inutile, è come se non mettessi niente. No, non lo ricompro. Poi ho finito
questi due scrub, allora uno è per il corpo e uno è per il viso. Questo qui non è proprio tanto finito, però manca poco. Allora, questo qui è per il corpo al muschio bianco ed è della Perlier Made in Italy. Che c'è scritto? In pratica dice, vabbè, massaggiare sulla pelle umida e risciacquare con acqua tiepida. Allora, io ho la pelle morbida di mio e io questo scrub l'ho trovato molto inutile. Cioè, è buono perché è buono, però non lo so, non riesco a trovare la sua utilità. Forse non è di buona qualità. È la prima volta che provo uno scrub per il corpo. E no, questo qui non è che mi faccia impazzire. 3,99 € non ne è valsa la pena perché non è. Il profumo è molto buono, però non ho trovato, cioè non ha svolto la sua funzione, diciamo, quindi no, non lo ricomprerei. Preferisco di più uno scrub, che ne so, all'olio di oliva, forse sarebbe meglio. Però no, non mi è piaciuto, quindi non lo ricomprerei. Anche perché 3,99 € per sta roba inutile, non ce la rispenderei. Contrariamente, è buono questo shampoo qua della Garnier, agli estratti di pompelmo, melograno e vitamina C per pelli grasse o con imperfezioni, efficace e piacevole. Allora, l'odore è buonissimo, sembra un misto tra pompelmo e argilla. L'argilla non c'entra niente, ma per darvi un po' l'idea del profumo. È molto efficace sulla pelle, però potrebbe anche non, cioè se non risciacquato bene può produrre l'effetto contrario di quello che si vuole ottenere, cioè rende la pelle più grassa, quindi bisogna stare attenti, magari se non solo toglierlo con la spugnetta, ma magari risciacquare proprio tutto il viso. L'ho pagato sui 2 € e qualcosa. È buono, però a me piace di più quello alla mela che avevo provato tanto tempo fa della Clinians. Quello è il migliore secondo me per uso quotidiano. Però non è male, esistono anche altri tipi di questo scrub, cioè così agli agrumi, se non mi pare all'uva e all'argilla. Forse all'argilla è un po' meglio. Però niente male, però io preferisco quella alla mela della Clinians. Allora, poi, ho finito queste salviette qua della Fria, sta scrubli carine, profumate. Poi, allora, questo è un prodotto che non ho finito ma che non riesco più ad usare. È questo tonico della Avon, della linea Clear Skin, ed è un tonico, dice, astringente per uso quotidiano. Allora, il problema è questo. Dice, con acido salicilico il 2%, antipunti neri per uso quotidiano. Allora, io vedo che pulisce bene la pelle, perché magari leva anche le tracce di trucco, tutta la zozzeria, tra virgolette, che si trova nel viso, che ne so, causata dallo smog e altre cose. Però non si può perché puzza troppo di alcol. Sembra come se io mettessi su un dischetto leva trucco l'acetone per le unghie, quindi niente, non mi piace proprio. L'ho pagato 3,95 € e proprio non mi piace. Dell'Avon sono 100 ml e no, non lo ricomprerei mai perché puzza troppo di alcol, veramente. Poi io non me ne intendo comunque di questi prodotti, non so se, però troppo alcol. Non mi piace. Poi, ho finito dell'Avon, sempre questa crema qua dell'Avon Care all'aloe ed è una crema leggera 75 ml, scadenza 12 mesi.
Allora, l'odore è buono e io lo usavo sia in estate soprattutto perché per le mani, in estate perché in estate non ho le mani troppo secche, magari per l'inverno è meno adeguata perché è troppo leggera, oppure sui piedi, perché devo dire che è una buona crema, 2,50 euro, niente male, magari anche per tenerla in borsa non è male, insomma, 2,50 euro poi, quindi niente di che. Poi ho finito due dentifrici della ZA3D, no, ZA3D White Lux, e vabbè, questa qua è sventrata, porella, però vabbè. Allora, questo qua è un dentifricio che promette di rimuovere fino al 90% delle macchie superficiali in 5 giorni e protegge dalle macchie future. E devo dirvi che è vero, perché usandolo, io l'ho usato per tipo 2-3 settimane, usandolo insomma lavando bene i denti, ovviamente bisogna fare la pulizia dei denti perché non è, insomma, non fanno miracoli questi prodotti, però devo dire che ha funzionato. I denti ce l'ho più bianchi, mi è piaciuto, non vi so dire quanto l'ho pagato perché non mi ricordo, però devo dire che insomma la sua funzione la svolge e quindi ne ho finiti due e io vi consiglio di provarlo almeno per un periodo di tempo per vedere come vi trovate. Poi ultime cosette, ho finito questo illuminante dell'Avon, questo qui Avon Magix, che non si trova più in catalogo. In pratica è fatto così, con la rotella. E allora io mi sono trovata male e ve l'avevo già detto nei prodotti top e flop di un po' di tempo fa, perché non illumina un granché. E quindi niente, penso che non lo ricomprerei per niente, anche perché in catalogo non si trova, però non mi è piaciuto, veramente non mi è piaciuto. Poi, ho finito questo eyeliner della Debbie, che qua dice 100% precisione, però, cioè, non l'ho finito io, si è finito da solo perché funziona, non funziona, fa un po' come gli pare. Vabbè. Però comunque quando scriveva all'inizio, proprio all'inizio, tracciava una bella linea piena, senza precisa, però il problema è che c'ha la punta cicciottella e quindi non fa la linea fina, ma la fa abbastanza spessa, quindi bisogna stare attenti. E io, tra l'altro, sono proprio una frana nel mettere l'eyeliner come fanno tutte le ragazze, quindi preferisco non metterlo. Poi, ultimo prodotto, poi ci possiamo salutare. Ho finito questo mascara qua della Kiko, il Luxurious Lashes, ed è un pennello con il maxi brush. Quindi un pennello, un mascara con il pennello gigante, infatti lo potete vedere, è secco, quindi praticamente è finito. È durato un bel po' di tempo, tutta, se non mi sbaglio, lo sto usando dall'estate fino a qualche mese fa e non è male, l'ho pagato 3,90 euro, fa le ciglia belle lunghe, luminose, bellissimo, e penso che se lo ritrovassi in offerta lo ricomprerei volentieri perché mi è piaciuto tantissimo. E sono 12 ml, scadenza 12 mesi, quindi non è male, mi è piaciuto tantissimo. E niente, il video è finito, spero che vi sia stato utile, ringrazio ancora Chiara per la sua disponibilità. Un bacione tesoro, metterò il link del suo canale qui sotto, se non la conoscete andatela a vedere perché è fantastica, è simpaticissima. E niente, penso che ritornerò con un video a breve. E niente, non mi resta che salutarvi. Ciao ciao!